artigiani e sindacati uniti contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sulle donne. Sono questi i principi cardine che le associazioni di categoria artigiane, Confartigianato Friuli Venezia Giulia e CNA, hanno ribadito, sottoscrivendo a Udine, con le parti sindacali, CGL, CISL e UIL, l'accordo regionale per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro, presente anche la consigliera regionale di parità. L'accordo è stato siglato da Graziano Tilatti e Filomena Voglio, rispettivamente presidente regionale di Confartigianato e presidente del Movimento Donne Imprese Friuli Venezia Giulia. Danello Coppetto e Patrizia Loe, rispettivamente presidente di CNA Friuli Venezia Giulia e presidente di CNA Impresa Donna. Dai sindacalisti Orietta Olivo, Claudia Sacilotto e Magda Guarin, rispettivamente di CGL, CISL e UIL. Come detto, presente la consigliera regionale di parità, Roberta Lunin, che si è auspicata che la stessa cosa accada con Confindustria. Al momento non ha sottoscritto tale accordo. Si sigla un vero e proprio contratto collettivo di livello territoriale che prevede una serie di misure che le aziende, in questo caso le aziende del settore dell'artigianato rappresentate dalle parti sociali appunto firmatarie, si impegnano ad adottare in chiave di tutela contro le molestie, non solo naturalmente per le donne, ma sappiamo che nel nostro paese purtroppo le vittime di molestie sessuali sul lavoro sono in gran parte donne. Siamo nel 2018, ma purtroppo bisogna continuare ad andare avanti. No? Certo, statistiche recenti, dati anche diffusi dall'Istan, dicono che in media almeno cinque donne italiane su 10 hanno sperimentato nella loro vita qualche forma di molestia e nell'ambito del lavoro almeno una donna su 10 si è trovata a confrontarsi con situazioni di questo tipo, però solo una su 100 denuncia quanto succede, quindi qui c'è veramente tanto da fare per sostenere le vittime ma anche per migliorare la cultura aziendale in modo che non si verifichino più fatti di questo tipo.